Lord Omar Khayyam Ravenhurst ha detto: «Se la religione organizzata è l'oppio delle masse, allora la religione disorganizzata è la marijuana della frangia lunatica». Io sono Grizzly e vi dico: benvenuti a bordo, viaggiatori! Questo è Diario di Viaggio on the road. Nel 1952 il filosofo Bertrand Russell scrisse un articolo per una rivista, articolo che non andò in pubblicazione, realizzando una metafora per mettere un po' in discussione il fatto che debba essere sempre l'ateo a dover confutare le dichiarazioni di non falsificabilità della religione, la metafora della teiera celeste, di cui vi ho parlato nel blog scorso. Ora, dall'epoca della teiera celeste o della teiera di Russell è passato ovviamente molto tempo, e sulla falsariga di questo concetto della teiera di Russell si sono sviluppati una serie di movimenti a carattere, tra virgolette, religioso, definiti le religioni parodia. E oggi vi parlo di una religione parodia, in parte legata al discorso della teiera di Russell, e in parte legata al discorso che ho fatto sull'ateismo. Perché intorno agli anni 90, all'inizio sulle BBS, sui newsgroup, su Altatheism, e poi, grazie allo sviluppo di internet, comunque ha avuto il suo bel allargamento a macchia d'olio, è nato il movimento dell'invisibile unicorno rosa. Che obiettivamente viene definita una scemenza atta a dimostrare a coloro che credono in Dio che le loro dichiarazioni atte a raccogliere, a fare proselitismo, hanno per gli atei la stessa valenza che hanno per loro gli atei che parlano di un invisibile unicorno rosa, appunto di un unicorno che per via della fede si crede essere rosa, e per via della realtà si definisce invisibile perché non possiamo vederlo, un unicorno che contemporaneamente è invisibile e rosa. Le religioni parodia sono un modo per mettere in discussione la religione basandosi non sul fatto di mettere in ridicolo una religione per quello che rappresenta. D'altronde l'ho detto, una religione è un modo per cercare di costruire una moralità, una coscienza. Molte religioni ritengo personalmente che sbaglino moltissimo nel cercare di costruire una moralità, perché gli insegnanti di morale vengono da un pulpito inquietante. Tra cattolici tralasciamo chi vuole insegnare una morale nonostante anni di crociate, nonostante anni di oscurantismo medievale, nonostante preti pedofili, ma spostiamoci anche su altre religioni e parliamo di, non so, testimoni di Geova che identificano chi non è come loro, la gente del mondo, che sono su un gradino più basso. Vogliamo parlare di musulmani, che hanno un'ampia frangia estremista. I musulmani sono innocenti, ma l'ampia frangia estremista, riparandosi dietro le pagine o le presunte pagine del Corano, perché alcune cose, se andate a leggervi il Corano, non ci stanno da nessuna parte, però chi è più intelligente si nasconde dietro il Corano, si fa un po' di proseliti e fa una bella frangia terrorista. Questi sono i maestri di morale del XXI secolo, paesi dove vige la sharia. Io sono in un paese, l'Italia, in cui essere ateo
è sempre un discorso di minoranza, è sempre un discorso visto un po' così, un paese a maggioranza cattolica, per cui chi non è cattolico è dalla parte sbagliata, comunque, spesso e volentieri. Ma quantomeno posso esprimere il mio parere. Ci sono paesi dove vige la Sharia, dove chi non professa la religione, chi è apostata, viene condannato a morte. Nel 700, nell'800, attenzione, non nel 1700, nel 1800, nel 700, nell'800, nel basso Medioevo, in Europa, chi non era cristiano veniva condannato a morte, veniva sottoposto alla Sacra Inquisizione. L'oscurantismo è arrivato fino al XXI secolo. Nel prossimo vlog vi parlerò ancora di religioni parodia e di concetti legati alla moralità, e vi parlerò un po' meglio anche della mia esperienza. La moralità. Le differenze di religione oggi, nel XXI secolo, nel 2014, sono alla base, ed è così, fatevene una ragione, per quanto papi, imam e molti altri leader religiosi dicano di no, le differenze di religione sono alla base di tantissimi conflitti moderni e di tantissimi conflitti che vanno avanti da anni e anni e anni. Primo fra tutti, il conflitto israelo-palestinese. Principalmente sono conflitti basati sulla differenza di religione. Questa moralità. Che cosa ne pensate? Voi siete praticanti? Non siete praticanti? Pensate che la religione debba ergersi a maestra di moralità del mondo? Pensate che la religione non debba ergersi a maestra di moralità? Pensate che ci debba essere separazione tra la Chiesa e lo Stato? Siete atei? Siete sbattezzati? Siete credenti fino in fondo e pensate che io sia un infedele da convertire? Ditemi un po' quello che pensate. Potete lasciare un commento nello spazio sotto per i commenti, potete lasciare anche un messaggio su Twitter o Meme con l'hashtag DDVOTR, e soprattutto fatemi sapere quello che ne pensate. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto fate pollice in alto, se vi è piaciuto e non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale, è gratuito, e sarete notificati ogni volta che pubblicherò un nuovo vlog. Condividete, diffondete, datemi un po' il vostro feedback, per me tutto è importante. Io vi ringrazio e vi rimando a domenica prossima, dove vi parlerò ancora di religioni parodia e approfondirò un po' di più il discorso sull'ateismo. Ragazzi, questo è tutto. Grazie per avermi seguito fino a questo momento, ciao e ci vediamo domenica prossima! Vi chiedo una cosa, però. Ve lo chiedo con il cuore in mano. Non venitemi a dire che mi devo convertire. Lo hanno già fatto. Lo hanno fatto sul mio blog, vi metterò sul doobly-doo il link a una discussione sulle onde radio di Radio Vaticana e sulla risposta di una persona chiaramente evangelista. E... veramente. Risparmiatevelo.